Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi volevo parlarvi di una delle più belle storie che mi sono trovato a leggere negli ultimi tempi, La musica di Marie. Un fumetto che è riuscito a sconvolgermi, farmi ragionare su temi per nulla banali e che mi ha tenuto sempre incollato alle pagine col fiato sospeso. Il mangaka Osamaru Furuya ambienta questa storia in un mondo lontano, sospeso nel tempo, la terra di Parite, una regione dal sottosuolo ricchissimo di minerali, apparentemente all'avanguardia, ricoperta di laboratori in cui ricercatori, tecnici e inventori creano macchinari di qualsiasi tipo, che vengono barattati con prodotti provenienti dalle altre isole della terra di Jill. Il mondo che ci viene presentato è vasto e connotato da forti elementi steampunk. La comunità, stanziatasi a Parite, sorge sulle rovine di un'antica civiltà, in cui ancora gli uomini si combattevano tra loro e compivano atrocità nei confronti del prossimo. Infatti, in questa società che l'autore ci presenta, i popoli vivono in pace ed i suoi abitanti non sono capaci di provare nessun sentimento malvagio o distruttivo. Questo grazie alla presenza di Marie, un gigantesco automa meccanico con le sembianze di una bellissima donna che solca i cieli, la cui musica riesce a placare gli istinti più bassi dell'essere umano. Il popolo è venuto a conoscenza dell'esistenza di questa entità divina grazie alle sacre scritture che ne narravano. L'unica persona che riesce a vederla ed ascoltare la sua soave, anche se malinconica, melodia, infatti, è Kai, il nostro protagonista. Il ragazzo, a seguito di un evento tragico, diviene quindi il messia di questa entità. Essa gli ha donato, oltre che la capacità di udirla, anche due strane voglie sui palmi delle mani ed un udito sopraffino, che gli permette di ascoltare, oltre che la sua musica, ogni piccolo rumore fino addirittura ai pensieri delle persone. La persona più vicina al ragazzo è Pipi, una ragazza che sin da giovane età è innamorata di lui e con il quale passa tutte le sue giornate. A condire il tutto, un cast di comprimari che aiutano a fare da sfondo alla storia, ma soprattutto a rendere vivo il mondo inventato dal mangaka. Mangaka che ci descrive con la sua solita eleganza un mondo con il suo tessuto sociale, le diverse etnie che lo popolano, ognuna con le sue tradizioni ed un diverso rapporto con la spiritualità, ma hanno tutte in comune il grande culto di Marie, che come un monito permette di vivere in armonia nonostante le differenze. Quello descritto dall'autore a prima vista può sembrare un mondo utopico dove i popoli riescono a vivere in pace senza sentimenti razzisti o di prevaricazione sociale e culturale, ma in realtà basta poco per capire che sotto questo velo di maglia fatto di armonia si nasconde il vero mondo, un luogo dove per via dell'influenza di Marie l'uomo non riesce a progredire tecnologicamente, tanto che nei tempi antichi dove gli uomini si facevano la guerra le civiltà erano arrivate ad un grado di progresso maggiore di quello attuale, ed il ricordo di queste tecnologie giace sopito nel sottosuolo di questa terra così antica e misteriosa. Il mangaka affronta con un'estrema maestria un argomento da sempre dibattuto e tra i più spinosi da trattare: la religione. In tantissimi autori, scienziati, filosofi si sono espressi nel corso della storia dell'umanità e può risultare difficile trattarlo senza scendere nel banale o nel già detto. Già nel periodo illuminista la religione venne criticata aspramente, accusata di aver contribuito a tenere i popoli nell'ignoranza e nella servitù, ostacolando il progresso scientifico. Anni più tardi il filosofo tedesco Karl Marx, nella critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, scrisse: la sofferenza religiosa è una delle espressioni di sofferenza reale e una protesta contro la sofferenza reale. La religione è il sospiro della creatura oppressa, il cuore del mondo senza cuore, così come l'anima nella sua condizione senza anima. Essa è l'oppio dei popoli. Per il filosofo la religione rappresenta per i popoli una via di fuga dalla miseria in un'ebbrezza illusoria. È un inganno che l'uomo perpetra a se stesso. Continua dicendo: l'abolizione della religione come felicità illusoria del popolo è la richiesta per la loro felicità reale. La richiesta di abbandonare le illusioni sulla sua condizione è l'esigenza di abbandonare una condizione che richiede illusioni. Furuya inserisce tutti questi concetti che magari anche inconsciamente lo hanno influenzato, ma riesce anche ad allargare il raggio d'azione, andando proprio a prendere in esame quello che rappresenti il credere in qualcosa per gli umani. La figura di Marie nelle diverse scritture emerge in diverse maniere. Alcune la definiscono come una creatura del diavolo, altre la descrivono con la terribile immagine di un enorme fiore che sparge veleno, così proprio come le divinità nelle nostre attuali religioni, che sono in grado di mostrarsi
ragazzi allo stesso tempo estremamente caritatevoli ma anche spietate con chi osi trasgredire i loro dogmi. In questa società le tradizioni sono importantissime e ben sedimentate. Nella prima parte della storia, più slice of life con una struttura episodica, abbiamo la possibilità di immergerci nella quotidianità di questa pacifica civiltà, conoscendo le figure che ne fanno parte, come Ghul, il sacerdote del culto, e l'autore si prende tutto il tempo anche per farci sapere le loro usanze, come quella a mio parere più affascinante che riguarda la proposta di matrimonio. Sono infatti le donne che al compimento del 18° anno d'età possono scegliere di sposare uno dei propri spasimanti consegnandogli un uovo. Contrariamente, se queste non hanno intenzione di sposarsi, 3 giorni prima del loro compleanno dovranno spaccare l'uovo avanti l'uscio della propria casa, così che tutti possano saperlo e in quel caso la cerimonia per il 18° non si terrà. Allo stesso modo, se l'uovo dovesse accidentalmente rompersi, la ragazza perderà l'opportunità di sposarsi. La cosa fondamentale per questi popoli però è la spiritualità. Nei 10 giorni che precedono il Capodanno, tutti i popoli del mondo si riuniscono a Tad per celebrare tutti insieme la loro devozione a Marie. In questa grande festa vediamo un melting pot di etnie differenti. Ognuna ha la propria lingua ed ha culture diversissime, tanto che manifestano la loro spiritualità in modi anche opposti. Ci sono quelli che pregano dormendo e quelli che invece fanno un gran casino cantando e suonando. Tutti i personaggi, anche i più giovani, non trovano niente di male in questo. Ne sono affascinati ed aperti alle culture differenti. Allo stesso modo, ognuno di questi popoli immagina Marie così come la propria esperienza gli permette. Come infatti ci dice Ghul, Kai vedeva Marie come un gigantesco automa robotico perché tra tutti i libri del mondo, solo in uno diffuso nelle loro terre viene rappresentata in questo modo, andando perfettamente a legarsi con quella che è la struttura della regione, anch'essa piena di creature dalle sembianze robotiche e laboratori siderurgici pieni di ingranaggi e elementi tipicamente steampunk. Questa, secondo me, è una delle tante piccole chicche che magari arrivando sul finale della storia può sembrare un po' irrilevante, ma vorrei soffermarmici perché questo è proprio uno di quegli elementi che elevano il discorso riguardo la religione. In uno dei più celebri passi della Genesi viene infatti detto che Dio creò l'uomo a sua immagine. In anni relativamente più recenti, diversi filosofi e storici appartenenti a correnti più nichiliste incominciarono invece ad asserire il contrario, ossia che è stato l'uomo a creare Dio a sua immagine, proprio per renderlo più simile alla cultura del popolo che avrebbe abbracciato quella fede. Al mangaka, come si può notare anche leggendo le sue storie successive, queste teorie nichiliste devono essere piaciute parecchio, tanto che uno degli eventi culminanti di questa storia la possiamo racchiudere nella frase più celebre del massimo esponente di questa corrente, tanto che la conosce pure un ignorante come me. Dio è morto, Dio resta morto e noi l'abbiamo ucciso. Il maestro ci lascia avanti un interrogativo. Se fossimo proprio noi ad avere la possibilità di uccidere Dio, cosa faremmo? Infatti Kai, dopo essere venuto a conoscenza della verità sulla figura di Marie, ha la possibilità di scegliere. Continuare a vivere in pace ma nell'arretratezza, oppure far progredire la razza umana, che però priva della figura di Marie sarebbe libera di compiere le peggiori atrocità? L'autore ci mette anche davanti a quello che potrebbe essere il possibile scenario, mostrandoci un mondo in guerra per la supremazia con i leader che si minacciano a vicenda di sganciarsi le atomiche. La visione pessimistica che il maestro ha dell'uomo si fa latente in questa sequenza e anticipa proprio questo suo fascino, approfondito poi nelle storie successive, per il voler scavare dentro gli antri più profondi dell'animo umano al fine di farne emergere i lati più marci. Però questa storia, per quanto bella, profonda e sapientemente narrata, non sarebbe quello che è senza i suoi disegni. Usamaru Furuya è entrato nel mondo del manga per divertimento, quasi per sbaglio, ma fresco di laurea in arti pittoriche, specializzandosi sul dipinto ad olio, della quale divenne anche docente all'età di soli 22 anni, riesce in ogni tavola a dimostrarci quanto abbia attinto da questo mondo per la sua produzione fumettistica. Le sue illustrazioni hanno un gusto profondamente pittorico per la loro costruzione, le pose dei personaggi, il loro vestiario, per come cura gli ambienti e per come gestisce le luci e le ombre. Grazie al suo tratto elegantissimo riesce a creare un mondo che non esiste, dove il moderno, la natura e lo steampunk riescono a convivere in perfetta armonia. Anche per creare i design dei numerosi elementi fantasy attinge dal suo bagaglio artistico. Le sue conoscenze nelle arti scultoree emergono nella creazione di Marie e tutti gli altri elementi astratti legati al suo culto, come i 3 saggi e tutta la simbologia, come i
sigilli sui palmi di Kai. L'uccello volante costruito per Pipi dal padre è ripreso dai disegni delle macchine volanti di Leonardo da Vinci, studiate proprio osservando i volatili, concentrando la sua ricerca sulle ali dei pipistrelli. Questo riferimento diventa inequivocabile quando il mangaka decide di omaggiare l'artista rinascimentale inserendo in una vignetta un oggetto praticamente identico alla cosiddetta vite aerea, considerata un'antenata dell'elicottero moderno studiata da Leonardo prima di concentrarsi sulle macchine alate, proprio come hanno fatto gli inventori nella famiglia di Pipi. Il suo disegno raggiunge però, a mio parere, l'apice negli interni, con questi dettagli minuziosi e curati in ogni particolare che danno imponenza a questi giganteschi ammassi di ferro ed ingranaggi, del quale riusciamo a percepire il peso e la meticolosità con il quale la civiltà li ha costruiti nei secoli. La musica di Maria è un'opera pregevole, confezionata dalla Coconino in un'edizione che ne esalta le qualità artistiche. Un brossurato in grande formato con oltre 500 pagine, di cui alcune a colori, che contiene i due volumi originali della saga. La particolare grafica usata per le copertine, che contraddistingue la collana Doku, è sicuramente sperimentale, così come le storie che si prefigge di raccogliere, anche se forse non tra le più robuste e compatte. Contrariamente, la rilegatura è molto solida e riesce a sostenere al meglio la grande mole di pagine, rimanendo comunque morbida così da non rendere difficile la lettura. Un plauso quindi alla casa editrice e ai curatori che hanno avuto il coraggio di scommettere, dandoci la possibilità di leggere una storia imprescindibile come questa. E per cui con questo video abbiamo finito, ve l'ho fatto sudare, lo so, ma è stato un lavorone. Ringrazio tutti quanti per essere arrivati fino a qua e spero che il video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere lasciando un mi piace e commentando qua sotto dicendomi che cosa ne avete pensato del video. Fatemi sapere che cosa ne avete pensato della storia, se l'avete letta oppure se proprio grazie alle mie parole avrete intenzione di farlo. In caso voleste, vi lascio qua sotto in descrizione un link per andare a acquistarla direttamente su Amazon. A voi non cambia niente, ma se utilizzate questi link a me arriva una piccola percentuale sul vostro acquisto. E vi ricordo anche che per tutto quanto il mese di ottobre l'opera è acquistabile con uno sconto del 20%, per cui quale occasione migliore di questa per avvicinarvi a questa storia meravigliosa. Sempre qua sotto nella descrizione inoltre trovate tutti quanti i miei contatti, tra cui quello per iscrivervi al canale e quello per iscrivervi al mio canale Telegram. Lo aggiorno quotidianamente e vi faccio sapere notizie riguardo ai nuovi video, riguardo alle news sul mondo del fumetto, eccetera eccetera. Passateci se avete voglia di avere un contatto molto più diretto di quanto può essere YouTube. Detto anche questo, io ho davvero concluso e noi ragazzi ci vediamo prossimamente qua sul canale con un nuovo video.